I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Ciao, se sei un tipo curioso, ti consiglio di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perdere tutte le novità. Oggi ti porto i 5 tesori più inestimabili tuttora nascosti in qualche parte del pianeta. Siediti comodo e buona visione. 5. I gioielli della corona d'Inghilterra. Già nell'anno 1216, il re Giovanni d'Inghilterra era così disprezzato da essere conosciuto come Re Giovanni il Cattivo. Dopo aver firmato la disastrosa Magna Carta, decise di fuggire dai nemici, portando con sé alcuni dei gioielli della corona d'Inghilterra. Ma durante il tragitto, qualcosa andò storto, e si persero la traccia del bagaglio, contenente tutti i preziosi. Affondando nelle acque fangose del fiume Wash al confine tra Norfolk e Lincolnshire. 4. Lo scettro di Dagoberto. Re franco della dinastia dei Merovingi, era uno dei gioielli più preziosi della corona francese. Risalente al VII secolo, fu creato per l'incoronazione di Dagoberto, realizzato in oro massiccio, fu conservato nella Basilica di Saint-Denis, fino al 1795, quando scomparve, per non essere più visto. Si ritiene che sia stato rubato e la sua ubicazione rimane ancora un mistero. 3. Il tesoro di Dace Schultz. Schultz, all'anagrafe Arthur Flegenheimer, fu un gangster newyorkese che operò a cavallo tra gli anni 20 e 30. Nel corso della sua carriera di criminale, accumulò una somma notevole, si parla di svariati milioni di dollari. Prima di essere arrestato nascose parte della sua fortuna, 7 milioni di dollari in un posto segreto a New York. Poi venne ucciso improvvisamente. Quei milioni, dunque, giacciono ancora da qualche parte nella grande mela. 2. Il diamante fiorentino. Il grande diamante giallo, di proprietà della famiglia Medici, si diceva fosse grande qualcosa come 138 carati. Il taglio fu effettuato nelle botteghe granducali, da un esperto veneziano, Pompeo Studentoli, e poi montato a pendente, con una cornice serpentinata d'oro, tempestata di piccoli diamanti. Alla fine del XVII secolo, quando morì l'ultimo dei Medici, il diamante fiorentino passò alla famiglia imperiale d'Austria. Dopo la caduta dell'impero austriaco, durante la Prima Guerra Mondiale, la famiglia lo portò con sé in esilio in Svizzera. La sua ubicazione dopo il soggiorno elvetico è sconosciuta. Alcuni pensano che sia stato rubato da qualcuno, vicino alla famiglia, mentre altri teorizzano che il diamante sia stato scomposto in pietre più piccole, e poi venduto. 1. Il Buddha d'oro di Manila. Durante la Seconda Guerra Mondiale, l'esercito giapponese, sotto il comando del generale Tomoyuki Yamashita, rubò un tesoro di ignota provenienza, del valore di svariati miliardi di dollari, il quale venne nascosto in una serie di caverne sotterranee, nelle Filippine, tra cui un Buddha in oro, e pietre preziose dal valore di 460 milioni di dollari. Il bottino venne ritrovato ma attualmente è scomparso, sequestrato dal governo filippino, di Ferdinand Marcos, negli anni 70. Si stima che il valore complessivo del tesoro ammonti ad oltre 5,3 miliardi di dollari. Il video è arrivato a conclusione. Lascia un commento, se ti piacciono questi tipo di video, fammi sapere qual è il tesoro tra questi 5 che vorresti trovare. Se il video ti è piaciuto lascia un like, grazie per il tuo supporto.